Open your eyes, femminicidio. La donna scarlatta parlava nella stanza, avanza verso la finestra, sbarrata come in prigione. Vedeva in una fessura la luce del sole, da brava preparava il pasto per la famiglia, metteva il vino e il padrino non si fermava, diceva che amava. La donna urlava e pregava affinché fermasse la sua sete di sangue. La rabbia si trasformò in qualcosa di grande, si avvicinò alla figlia e disse: perché piangi? Le sfigurò il viso facendole un sorriso, si alzò da terra, prese con sé il figlio. Torbido era l'attimo e tagliente fu il silenzio che avvolse la paura di non andare via. Era solo un altro modo per creare amnesia. Open your eyes, le amiche della donna le dissero: perché subisci, reagisci, non capisci che ti sta distruggendo ogni punto di riferimento. Sei ancora in tempo per cambiare e denunciare lo stronzo che ti ha tolto la libertà di camminare. Open your eyes, apri i tuoi occhi. Si guardò allo specchio e vide il suo riflesso, non era più lo stesso. L'insicurezza si tramutò nella consapevolezza, torbido era l'attimo e tagliente fu il silenzio che avvolse la paura di non andare via. Era solo un altro modo per creare amnesia. Open your eyes, prese la pistola che teneva dentro il cassetto, aspettò che lui tornasse, cucinò come sempre, ma questa volta era differente, era agguerrita e guarita, non aveva paura di essere uccisa. Con il sorriso stampato in faccia il padrino si alzò e andò nella stanza del figlio. Aveva ormai deciso, la donna lo seguì, gli sferrò senza pentimento 21 colpi di pistola, lasciandolo sul pavimento. Prese le valigie, i figli, e andò e lanciò via l'anello. Open your eyes. Apri i tuoi occhi. Torbido era l'attimo e tagliente fu il silenzio che avvolse la paura di non andare via. Era solo un altro modo per creare amnesia. Open your eyes, apri i tuoi occhi. Apri i tuoi occhi. Open your eyes, apri i tuoi occhi.